bentrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Diamo insieme uno sguardo, una tendenza per la giornata di sabato, che vedrà ancora una zona di bassa pressione ben attiva sui mari del centro-sud. Quindi pioggia, acquazzoni ancora non mancheranno, specie prima parte di giornata, ma comunque non mancheranno anche delle pause un po' più asciutte, quindi qualche schiarita, specie al sud e sulle due isole maggiori. Fenomeni in attenuazione anche sul nord-est e sull'Emilia, attenzione sul Piemonte, fiocchi di neve a quote ancora localmente pianeggianti. Andiamo a vedere difatti la mappa della nuvolosità, si fa vedere appunto questa zona depressionaria con ancora molte nubi sulle nostre regioni, più schiarite invece solo all'estremo sud e le due isole maggiori, poi in giornata qualche schiarita anche sul nord-est. Ma andiamo a vedere appunto in sintesi la previsione sull'Italia, le piogge e gli acquazzoni, specie la parte peninsulare, più schiarite invece sulle due isole maggiori, anche la Puglia. Invece guardate al nord-ovest ancora delle deboli precipitazioni, nevose sul Piemonte a quote pianeggianti e temperature che qui saranno tipicamente invernali. E poi domenica irruzione di aria gelida dalla Siberia su tutto il centro-nord, temperature in picchiata. Aggiornamenti più precisi sull'app di Trevi Meteo. Sette extracomunitari provenienti dal Ghana, Senegal e Nigeria sono stati arrestati dai carabinieri per cessione di sostanze stupefacenti nell'ambito di una